Sulla dea di secondo livello, l'Aquila Teramo, il sindaco Biondi chiede la convocazione della commissione regionale, deputata a valutare la possibilità, appunto, di realizzare l'ospedale dea di secondo livello, l'Aquila Teramo. Lo annuncia il sindaco Biondi, che è anche presidente del Comitato Ristretto dei Sindaci, che ha indirizzato l'istanza al direttore del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Abruzzo, Angelo Muraglia, e per conoscenza anche ai manager dell'ASL dell'Aquila e Teramo, Rinaldo Tordera e Roberto Fagnano, al prorettore dell'Università dell'Aquila, Carlo Masciocchi, al dottor Alessandro Grimaldi dell'Ospedale San Salvatore del Capoluogo e a Filippo Gianfelice e Cosimo Napoletano, medici del nosocomio teramano. È necessario riprendere il ragionamento iniziato nei mesi scorsi dall'organismo tecnico e imprimere nuovo e deciso impulso al programma riordino della rete ospedaliera e soprattutto, ha detto Biondi, a una funzionale ed efficiente distribuzione di servizi per i cittadini, spiega il sindaco, in attesa che la regione comunichi al tavolo di monitoraggio la volontà, su cui non ho motivo di nutrire dubbi, di avviare il percorso per il collegamento funzionale dei presidi ospedalieri dell'Aquila e di Teramo. È opportuno, intanto, dice Biondi, che vengano predisposte delle azioni propedeutiche alla formalizzazione di un passaggio decisivo per il rilancio del sistema sanitario, dei territori e delle aree interne.